Oltre a Matteo Salvini e al suo partito, anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha deciso ieri di iniziare la sua campagna elettorale nella regione Marche. Più di 3.000 persone ieri in piazza Roma ad Ancona ad assistere alla presentazione dei candidati di Fratelli d'Italia Marche alle prossime elezioni politiche nelle liste uninominali e proporzionali di Camera e Senato. È stata una manifestazione bellissima, sono stati trattati un po' tutti i temi nazionali legati alla sicurezza, all'immigrazione, al reddito di cittadinanza e alle nuove prospettive che questo nuovo governo dovrà affrontare in un periodo veramente difficile legato all'inflazione, legato a tutto ciò che concerne la questione energetica e tutte le problematiche della popolazione. Tantissimo pubblico, tanta gente, tanti giovani, tante persone che hanno voglia di cambiamento, che hanno voglia di portare finalmente questa nazione ad un governo differente rispetto a quelli che ci hanno preceduto in questi anni. Quindi tanto entusiasmo, tanta voglia di partire, i candidati sono pronti, faremo tutto il massimo per cercare di far vincere la coalizione di centrodestra e nel caso specifico del sottoscritto. Chiuse le liste per i collegi uninominali e plurinominali di Camera e Senato, sono 9 i nomi dei candidati regionali alle prossime politiche. All'uninominale del collegio di Ancona della Camera, Stefano Benvenuti Gostri, un avvocato, una persona molto, molto preparata. Al collegio invece del Senato di Macerata, Ascoli e Fermo, la nostra coordinatrice regionale Elena Leonardi, capolista alla Camera dei Deputati, la uscente l'onorevole Lucia Albano, e al Senato, io parlo dei capilista, chiaramente Guido Castelli, che è il nostro assessore bilancio, che ha fatto benissimo in regione, e ci sono poi tanti altri nomi di colleghi, alcuni consiglieri che hanno contribuito e che non contribuiscono al lavoro nei territori, consiglieri comunali o anche altre persone che stanno lavorando tantissimo nella Regione Marche per dare un contributo importante a questa vittoria. Come espresso ieri da Salvini, che i partiti di centrodestra saranno secondo lui più votati dalla classe operaia, in contrapposizione anche con la storia politica del nostro paese, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Nicola Baiocchi è dello stesso avviso, sottolineando gli errori commessi dal centrosinistra in questi anni. Ha perso completamente il polso della situazione, le esigenze del popolo e quindi di conseguenza anche di tutta la classe operaia, dei lavoratori e di tutto il mondo che produce. Quindi è una valutazione sicuramente corretta e ci auguriamo veramente che il centrodestra e i Fratelli d'Italia riescano assolutamente a intercettare anche il voto di tanti scontenti che vengono dati dal mondo produttivo, sia dalla parte imprenditoriale che dalla parte dei lavoratori.